Don Giovanni Nicolini è una personalità qui a Bologna, è un prete di strada di quelli che ama Papa Francesco ed è attivo come cappellano nel carcere della Dozza. Don Nicolini ci racconta questa esperienza di molti anni in carcere. Dunque, non sono il cappellano, sono il parroco, del territorio nel quale è anche il carcere. Quindi questo mi ha portato dentro anche perché, c'è molto bisogno di presenza clericale nel carcere. Il carcere, per avere la messa a tutti la domenica, dobbiamo celebrare 6 messe e quindi sempre occorre molta, molta gente. L'altra cosa da sottolineare è che Bologna ha una caratteristica preziosa, che è quella di un fortissimo e notevolissimo volontariato che entra in carcere per visitare le persone, per portare dentro nel carcere iniziative di ogni tipo. Pensi che per esempio c'è una presenza ormai del tutto ufficiale dell'Università di Bologna, no? Uno degli ordinari di cattedra ha un incarico preciso dal rettore per rappresentare l'università e il suo lavoro all'interno. Evidentemente per poche persone, ma il segno è grande. E quindi questo certo crea un ponte di ingresso molto interessante. L'attuale direttore è una signora. Ho visto molte volte nell'esperienza anche del passato che molto spesso una donna a guidare il carcere è un grande regalo. È una sensibilità che altrimenti a noi maschietti sfugge. E invece è quella genialità della comunione che crea quindi possibilità di relazioni, di rapporti, porte che si aprono, ecco, molto importanti secondo me. Quindi io vado lì sostanzialmente perché le persone chiedono un colloquio, vado lì perché bisogna andare anche come servizio religioso. Questo crea anche delle amicizie importanti e crea un'esperienza molto forte e bisogna dire, secondo me, drammatica della realtà carceraria in sé. Il carcere è proprio una cosa sbagliata. E pensi che ho il sospetto che noi cristiano-cattolici abbiamo una qualche responsabilità in questo, perché noi per primi abbiamo delle strutture di pensiero molto rigide, è vero, che si traducono anche in posti molto severi, perché sa, si parla persino dell'inferno, ma l'inferno è semplicemente il luogo dove nessuno deve andare e dove Dio che ci ama impedisce che ci sia qualcuno che ci casca dentro. La grande riforma che Papa Francesco ha avviato nella Chiesa, secondo me la più grande riforma della Chiesa che mai sia stata fatta, riporta il pensiero ecclesiale alle sue origini più pure. Quando mi fanno chiacchierare da una parte o dall'altra e non mi dicono neanche di che cosa devo parlare, allora ho sempre un titolo fisso. Chi è il nonno di Gesù? È Aristotele o Abramo? E cerco di far capire che è Abramo e che quindi Gesù è un ebreo. E che quindi è necessario ritornare proprio alla concezione ebraica dell'umanità, della storia, della creazione, per trovare poi la sua pienezza nel cristianesimo. E questa è la riforma che sta avvenendo. Questa riforma che sta avvenendo quest'anno ha assunto questo nome della misericordia. La misericordia che cosa vuol dire nell'insegnamento di Papa Francesco? Che non c'è nessun guaio e male al mondo che possa essere fatto, che poi non debba prendere atto che c'è un bene, un amore che gli va incontro e lo avvolge più grande di lui. Cioè la misericordia è più potente del male. E quindi nel rapporto giustizia-misericordia bisogna dire che perché ci sia veramente giustizia bisogna accogliere la misericordia in pienezza. Solo la misericordia è capace di fare giustizia. Altrimenti la giustizia si deve fermare prima, si arrende, mi spiace, hai combinato questo guaio e quindi, è vero, la giustizia di Dio non è mai una giustizia che ti fa pagare il fio, è sempre una giustizia che ti salva. È un intervento caparbio di Dio che senza aspettarsi nessuna riconoscenza, neanche nessuna accoglienza, esercita un amore più forte del male che io ho combinato. Questo mi pare
Allora avremmo bisogno adesso di sperare in una grande laicità cristiana, capace in termini laici di tradurre anche nel sistema carcerario, ma anche in tante altre cose, le perle del Vangelo in termini laici. È vero? Questa è stata la grande genialità di quel gruppo di padri costituenti che ha scritto i principi fondamentali della Costituzione, che contengono le perle della fede cristiana senza nessuna parola sacrale. Dio non è nominato, non è nominato il cristianesimo. Perché? Perché è tradotto in termini, un linguaggio in contenuti che anche il non cristiano può comprendere. Questa è oggi l'urgenza che noi cristiani avremmo. Dobbiamo mettere un momento da parte una dottrina troppo costruita e troppo fissata per trovare questa capacità di muoverci nella storia come Gesù si è mosso nelle nostre terre. Papa Francesco si sta muovendo nella storia, l'abbiamo visto pochi giorni fa nell'incontro ad Assisi, voluto radunare dopo 30 anni più di 500 leader di religioni diverse, e questa l'urgenza del mondo attuale, e anche Bologna, l'Italia intera affronta la nuova immigrazione, i nuovi flussi migratori. Qual è l'atteggiamento di accoglienza che come società possiamo avere nei confronti di queste persone? Innanzitutto, laicalmente, dobbiamo riconoscere che sono nostri fratelli e che quindi c'è una realtà della realtà umana, dell'esperienza umana, che è di tutti. Non è che ci siano delle meno persone e delle più persone. Dal punto di vista della nostra fede sono nostri fratelli, nostre sorelle, abbiamo tutti lo stesso papà. E penso che in ogni caso una vita che si concepisca a livelli di una familiarità mondiale fa crescere l'umanità, non la fa diminuire. Quando per esempio si sono accorti che l'anno scorso la popolazione italiana, malgrado il flusso degli stranieri, è diminuita, si capisce che noi facciamo pochi figli, non avremo più da pagare la pensione ai nostri vecchi, no? Io sono uno di loro, sempre più vecchi, sempre più acutamente anziani, e quindi abbiamo bisogno di giovani, è vero? E quindi questa immigrazione, oltre che essere un dovere, è anche una grande ricchezza, è un grande bene. Si capisce che un paese come l'Italia, secolarmente abituato a essere solo se stesso, altri paesi in Europa e non in Europa, sono paesi formati da un grande incontro di immigrazioni diverse. Basta pensare agli Stati Uniti d'America, ma anche ai grandi stati europei come la Germania, la Francia, per altri motivi sono abituati ad avere un forte ingresso di popolazioni diverse. Noi non lo siamo. Anche la nostra legislazione è comprensibile che sia imperfetta e che debba essere portata avanti. In tutto questo, chi si ritiene cristiano ha un obbligo principalissimo e privilegiato, appunto di tradurre in laicità quelli che per noi sono i valori supremi della nostra vita. Grazie. Bene, grazie a voi.